Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera e ci ritroviamo di nuovo su Ragnarok. Allora, per prima cosa devo ringraziare Lorenzo, più precisamente Lorenzo Frascini, per essere stato purtroppo l'unico a darmi il nome per la mia viverna. Un nome, beh, diciamo abbastanza classico, ma che ci sta. E quindi ha vinto il premio per il video da farmi fare, la video richiesta, che ha anche già espresso. Ed è la doma di una qualsiasi creatura nel deserto di questa bella mappa. Il che mi va benissimo, tutta questa libertà di scelta è tutt'altro che un problema. E quindi mi organizzerò, forse lo faccio già in questo episodio. Non sarebbe un eccessivo problema se ho tutto quello che mi serve, anche se non vi dico già cosa vado a prendere. Ok, dovrei aver tutto. Allora, comunque c'è un'altra cosa che voglio fare vicino al adesso. Ovvero, per prima cosa, prendermi un altro po' d'acqua. Ma al momento ho visto una enorme quantità di creature che intendo domare. Più precisamente 4, e mettermi a fare un minimo di breeding, perché come potete vedere qua, anche se questo qui fa schifo che è di livello 20, ci sono maschio e femmina di livello 145-140, ma la cosa buffa che ho scoperto subito dopo l'altro video è che qua ci sono un sacco di altri pronto di altissimo livello, tutti quanti insieme. Vedete? Ce ne sono ben 5, la miseria. E io ho una mezza intenzione, mezza ideuccia, di buttarli giù tutti quanti. Li butto giù tutti e li addormento tutti. Ora, non sarà facile perché devo prima di tutto aumentare il gamma, che sta venendo notte, e la follia di frecce narcotizzanti di cui ho bisogno non è una cosa da poco, anzi ne devo fare altre di frecce. Pensa te quanta, ne ho 335, ma ne servono 700 tipo per, no, ne servono quasi 70 per ogni cosa, quindi dovrò farne probabilmente di più di frecce, ma al momento non è una cosa che intendo fare. E intendo, come ho già detto, prendermeli il più possibile. Certo, so che questa è una zona dove spawnano un sacco di Rex e altre bruttissime cose, ma per il momento non sembra esserci nulla di brutto. E se mi allontano da questa zona per andare a fare l'altra doma, questa zona finché non è caricata resta tutto in pausa, eccetto, ok, forse riesco ad attirare l'altro bronto lontano. Vieni qui. Per ammazzarlo. Sì, l'altro non se lo fila, ottimo. Anzi, forse non devo neanche ammazzarlo. Mi basta tenerlo a distanza di non interagisce con l'altro, così non si danno una mano a vicenda appena aggro il 145 da domare. E come ho già detto, intendo prenderli tutti e poi, una volta messe le bacche, che ne servono più di 100 in ognuno di loro, a quel punto molto semplicemente me ne vado. Tanto hanno abbondantissimo torpore per starsene svegli cioè per starsene addormentati tutto il tempo, anzi ben di più del tempo che gli serve per essere domati a narcobacche. E questo vuole anche dire che posso tranquillamente farci quello che voglio, o quasi. Ok, continua a venire qui.
Allora, io probabilmente ve ne faccio vedere giusto uno, perché sennò è lunghissima. E poi gli altri bronto, diciamo che li butto giù e basta. E poi ci rivediamo quando vado nel deserto con Venom. Il problema di questi affari è che hanno una quantità abbastanza elevata di, beh, torpore. Quindi servono tante balestrate. Eppure io ho delle gran belle balestre. Anche se conto ovviamente, trano molto di passare ai dardi narcotizzanti, specialmente se riesco a trovare una... preso? Un bel fucile. Specialmente se riesco a trovare il progetto di un bel fucile, così continuo con la mia elevata abilità di crafting per continuare a ottenerne uno molto migliore. Cioè, sono talmente grandi che riesco a prenderli da questa distanza qui. Sì, lo so che hai rilevato un nemico ed è normale. Dov'è? Oh, maledizione. È nascosto lì sotto, quindi devo fare il giro dall'altro lato per riuscire a prenderlo, sempre che non stia scappando. No, non sta affatto scappando, anzi, devo allontanarmi così non diventa potenziato dalla femmina. Un po' più in alto, finché è incastrato tra i mammut. Oh. Purtroppo dovrò fare davvero tante altre frecce. E il problema con i mammut sono... cioè, quei mammut, con i brontosauri. Domarli, una volta che li hai buttati giù, hanno talmente tanto torpore che possono restare giù per sempre, fondamentalmente. Non è un... è l'ultimo dei problemi, tenerli giù. Il problema è buttarli giù. Oh sì, si sta avvicinando. Sì, non c'è neanche molto da dire in una situazione simile, purtroppo. Sta iniziando a scappare? Ah, l'altra. L'altra Bronto ha deciso di intervenire. Il problema dei Bronto sono talmente grossi che non puoi inseguirli comodamente. Pensa che ne devo buttare giù 5, visto che sono di livello praticamente massimo tutti insieme. Ok, visto che sta scappando, posso anche sta... Oh, fuori uno! Allora, volendo posso anche mettermi a buttarli giù tutti quanti insieme. Allora, 264. Non stai prendendo danno da qualcosa, vero? No. Ok, questa è la cosa più importante. Non c'è niente che lo attacca. Allora, ho speso
Adesso per buttare giù anche te dovrei arrivare a... La mise. No, mi sono incastrato. Oh mamma mia. Firefly. Ok. Firefly. Firefly. Ah, si stanno avvicinando anche i mammut, ok. Non mi interessa co cosa si avvicina, basta che... Venite... Venite qui. Ecco, dai, 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 dai. Un po' più vicino. Olè. Oh, la miseria. Allora, dicevo, di nuovo passivo, Firefly. Allora, visto che ho detto che avrei... Vabbè, direi che a sto punto, per evitare un milione di anni di video, pauso anche questo, che lo domo da quest'altezza qua, sperando che sia sufficiente, e non mi colpisca niente. Ok, ci vediamo appena c'è qualcosa di interessante da far vedere. Con l'aggiornamento, Venom è diventato adulto, il che vuol dire che questo maledetto diplodoco che se ne stava in mezzo adesso non è più un problema e posso continuare a rendere questo posto una scena direttamente uscita fuori da Jurassic World. Ok, questo è l'ultimo, il quinto brontosauro. Questo luogo sembra uscito direttamente da Isla Nublar, è pieno di brontosauri svenuti in giro. È incredibile, sembra davvero che sia passato l'Indominus Rex in giro. Quanto era toccante quella scena. Adesso dovrebbe mancare poco. Basta continuare a tenerlo, anzi a tenerla perché l'ultima è una femmina, a tenerla interessata. Ho sparato talmente tante di quelle frecce narcotizzanti che ho rotto una balestra, pensa te. La serie, quante cavolo ce ne vogliono per buttare giù uno di questi affari? Almeno sembra essere finalmente decisa e sul procinto di andare a fare tanta bella ninna. Così le posso dare le sue belle bacche. Grazie. Dai, vai giù. Vai giù. Sì! Chi sta combattendo qua? Raptor. Vieni qui. Ehi, 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 vieni qui. Oh, è stata sicuramente colpita. Anche se forse non essendo lei l'obiettivo, avrà sicuramente perso dei livelli. No! Perfetto! Allora...
è giunto il momento di prendere e andarsene. Perché vedete, questa, guardate, 1, 2, 3, 4 e il quinto è lì sotto. Tutti livello 135, 140 o 145, è un massacro questo posto. Ma adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è prendere Venom per fargli fare un po' un giretto e andare a... Beh, nel deserto abbiamo una creatura da andare a prendere, no? Ci rivediamo tra poco. È tutto pronto? Si vola! Essendo di livello basso, Venom non ha molta stamina, quindi dovrò fermarmi abbastanza spesso per fare un po' di pausa. Ma cavolo, se questo cambia completamente la vita. Decisamente. Non è comprensibile quanto cambi rapidamente la vita. E io non capisco ancora perché c'è questo bug. Che la mappa si sfanculizza ogni volta che si esce dal gioco. Ah, e guardate quanto è veloce, siamo già arrivati qui facendo il giro largo. E contando che questo bel cucciolino ha anche un po' di peso, dovremmo, volendo, anche prenderci un po' di risorse se vogliamo. Infatti ha ben 600 di peso, non ha delle brutte statistiche tutto sommato. E per chi di voi avrà dato un'occhiata al mio inventario avrà visto dei funghi rari. Ebbene sì, può sembrare ridondante visto che ne ho già preso uno sull'isola, ma stavolta voglio proprio andare a cercare un Procoptodon come si deve. Inoltre è anche ottimo per muoversi in giro, è molto veloce, i suoi salti sono fenomenali e ha un'elevatissima quantità di peso. Quindi sì, penso che potrà essere una ottima scelta in ogni caso. Ora l'unica cosa da fare è passare da qua, dove fa un caldo assolutamente infernale. Ci sono, ecco, siamo arrivati dai 43 gradi del tippy top agli 8 gradi della snow. Quasi poco, perché siamo solo al lago ghiacciato. Infatti Ice Lake meno 41, meno 42. Qui su Ragnarok è davvero incredibile. Le zone ghiacciate sono più che ghiacciate. Ah, bello, stamina proprio qui, proprio ad la miseria. Come mi si sta abbassando velocemente la vita. Ok. Ci rivediamo una volta al deserto. Ed eccoci arrivati. Fortunatamente era relativamente dietro l'angolo. Le zone desertiche di Ragnarok. Tra l'altro questa zona desertica è immensa. E si trova, ed è anche un gran bel posto perché qua si trova, in questo deserto si trova un sacco di bella roba. Ci sono 4, ce n'è un quinto e mezzo, luoghi dove trovare drop di Sealoot Crate, il che sono Deep Sealoot Crate, che le puoi aprire da livello 80 ed entrano della roba OP da far schifo, davvero da far schifo. Inoltre questo posto è ottimo per i paraserateri, ovviamente le creature del deserto, i gallimimi, i guanodon. Insomma, ci sono un sacco di creature qua. E quello è un Ovis? Oh cielo, sì, è un Ovis! E quelli sono Gerboa! Oh, dei Gerboa! E devo ricordarmi quella pecora. Perché semmai, se...
Se trovo una creatura carnivora di altissimo livello, magari invece del canguro decido di prendere lei. Che so, se trovo un allosauro oppure uno Yuti. Qua si trovano gli Yuti ranni. Sono un po' rari, ma a volte li si trova. Comunque per il momento l'idea è un Procoptodon. Non ho intenzione di mettermi a sfidare uno Yuti ranno adesso. Sono abbastanza complicati, diciamo. O anche una limantria vorrei tanto catturare. È pieno di creature qui nelle zone desertiche che mi piacerebbero. E poi ci sono tutte queste rovine. Questo da. Ah, eccolo là, il primo canguro. Ok, fatti vedere. Ah. Ok, dov'è? Ecco qua. Ah, 95 solo. Nom 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 nom. Così ci assicuriamo che spunti anche altra roba e facciamo livellare ulteriormente Venom, perché il fatto che sia di livello così bassino è un po' un limite. Però diciamo che è più che ottimo per quello che deve fare. Io adoro questo posto. Tutte queste rovine che si possono tecnicamente riparare. Qua con un paio di fondamenta puoi riparare il ponte e puoi passare da una parte all'altra con qualsiasi creatura. E voilà, hai risolto. Un bel ponte naturale che sotto, tra l'altro, hai la possibilità di farci passare le creature acquatiche. Quello cos'è? Un altro canguro. Quanto? Dove è finito? Ah! Ah, 20. Ok, preso all'ultimo. Ah, vabbè, chi se ne frega. Poi vabbè, ci sono i Carnotauri. Dicevo, per gli allosauri, anche magari per gli Yuti ranni, perché le viverne non sono spaventate dagli Yuti ranni, ma li possono trasportare in giro, come i Quetzal. Il che è una ottima cosa. La possibilità di prendere e catturare gli Yuti così facilmente rende la vita facile. Ah, qui su quest'isola potrò. Su quest'arc, non su quest'isola, anche se effettivamente è un'isola, ma semantica. Ci possiamo davvero sbizzarrire con le mutazioni e il creare la roba da battaglia. L'unico ostacolo è il. Come si dice? Sono i tempi di maturazione dei cuccioli. Che io li ho messi al massimo delle impostazioni possibili per il single player. Ma per alcune creature davvero ci mette comunque un bel po'. Torni Dragon. Diavoli spinati. Ah, qui era dove aveva fatto Sintac la base, quella. Cos'era la quarta serie? Ok. Ok, è così. Ok, 130. Direi accettabile. È maschio, quindi per il suo, diciamo, tra virgolette, superpotere non si può utilizzare. Vedete, i Procoptodon, o meglio, le femmine di Procoptodon, hanno il superpotere che se sono nel loro, come si dice, nel loro astuccio, nella loro tasca, i cuccioli, quelli che ci stanno ovviamente, consumano meno cibo e guadagnano più imprinting per botta. Ah, dice un altro. Ah, 55, no, mi va bene questo qua. E la cosa è. E
può essere molto buona, specialmente nei server ufficiali dove le creature crescono molto più lentamente per guadagnare quel. Tra l'altro è anche un bel colore. No, 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 no. Ho preso. Allora, un 150 ne voleva 12. Te dovresti volerne qualcuna in meno. Sì, per fortuna i Procoptonon sono ottime creature da trasporto e da viaggio, hanno un'ottima capacità di peso, sono molto veloci e sono anche relativamente facili da domare. Non è affatto un problema. E la loro sella è anche di livello. Direi accettabile. Dai. Giusto in tempo. L'unico loro problema è il cibo che usano come crocchetta, perché purtroppo non prendono le crocchette. Il loro cibo preferito sono i funghi rari, oppure i semi di pianta specie X. I semi di pianta specie X sono abbastanza facili, li si trova nelle paludi, basta, ci sono addirittura delle piante che puoi raccogliere per ottenere una quantità esagerata di semi di pianta di specie X, davvero ne ottieni tantissimi. E invece per il secondo cibo preferito. Il cibo preferito invece sono proprio i funghi rari. Ora, visto che ci vorrà un po', ne possiamo approfittare per fare un giretto esplorativo della zona, tanto è qui vicino al tempio. Se ci allontaniamo non succede nulla. Anzi, visto che va fuori, come ho già detto, visto che va fuori dal raggio di controllo, dal raggio di visualizzazione, tutte le creature all'interno si entrano in pausa, ma essendo narcotizzato e col cibo dentro, continua la doma. È un buon trucco da utilizzare in single player, che se, penso funzioni anche nel gioco normale. Ne possiamo anche approfittare per fare un po' di giri di drop. Oppure, se per caso li troviamo, possiamo anche metterci a caccia di Deathworm. Quella sarebbe una sfida. Perché penso che Venom sia abbastanza forte contando l'imprinting e tutto da poterlo affrontare un Deathworm. Cosa c'è di interessante? Niente. Il boomerang è utile ma ai bassi livelli, non so perché cosa ci faceva in un drop viola. Comunque sì, già che ci sono vi faccio vedere dove sono i Deep Sea Loot Crate in questa zona. Allora, è facile trovare il posto da cui trovarli, perché sono tutti in una linea retta che va da nord a sud, più o meno a metà di questo parallelo qui. O è meridiano? No, il meridiano è l'altro, parallelo questo qua. Basta il punto d'inizio, dove tra l'altro se ne può trovare anche uno, se non sbaglio è dietro questa duna qui. Lo si riconosce perché è proprio la punta più bassa. Dovrebbe essere qui, credo. Sì, è qui. Allora, questa duna è il punto d'inizio. E infatti, eccone qua uno. Il primo Deep Sea Loot Crate del deserto. In questo deserto se ne trovano. Morite, 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 morite. Se ne trovano. Un 140, mi sarebbe piaciuto prenderlo. Se ne trovano 4. Tutti in fila, verso nord. Se continuate verso nord in questa direzione, un po' più verso il centro, ve li trovate letteralmente tutti in fila. Tutti gli altri tre. Poi ce n'è un altro in mezzo all'altra zona, in mezzo a quegli altopiani, però vedete serve il livello 80, però dentro c'è della roba da paura, c'è davvero della roba di livello altissimo, roba davvero spettacolare, te mi servite tutti.
quindi vediamo se ne troviamo degli altri, giusto per fare un po' di, come si dice, spettacolo. Dai. L'unico problema delle viverne, il loro girano, ci mettono un sacco a... è la miseria, quanta roba di livello altissimo. Dicevo, ci mettono un sacco a girare. Comunque, continuando in questa direzione, si vedono bene di notte perché sono luminosi, quindi lasciano attorno tutto un loro rateo, un loro alone rosso, che li rende esageratamente facili da trovare. Dovrebbero essere tutti più o meno in questa zona. Tra l'altro, nella zona più a nord di dove stiamo andando adesso, è l'ingresso a una delle caverne di Ragnarok. Una delle più difficili, anzi la più difficile probabilmente, perché non la si può completare da soli. Cioè, penso che ci sia un modo, ma è esageratamente difficile. Perché all'interno della cosa c'è un bivio. Con due porte. E queste due porte le puoi aprire in due modi. Una, per aprirla devi sacrificare una creatura. Cioè devi prendere una creatura e buttarla in un buco e quella muore istantaneamente. Per aprire l'altra, che ti porta ad un altro artefatto, perché entrambe ti portano a un artefatto, per aprire l'altra invece è un personaggio che si deve sacrificare. Ora, come potete notare e immaginare dal fatto che io sono in single player, quest'ultima porta mi risulta particolarmente difficile da aprire. Solitamente in questa zona di deserto che si trova. Solitamente, comunque, eccola qua, infatti, qua ce n'è un altro. Vedete? Qua nel deserto in totale ne spuntano tre, divisi tra questi 5 punti. Queste quattro nel deserto e quell'altra nelle rovine, quindi se qua ce ne sono due, l'altra sarà non nelle rovine, ma in questa direzione qua, in mezzo agli altopiani e alle montagne. Dovrebbe essere più o meno lì in mezzo da quelle bande. Io l'ho trovata giusto un paio di volte perché prenderla è davvero difficile. Cioè, devi esattamente. Qui, nel deserto, sono anche facili da trovare perché fondamentalmente basta che trovi il punto giusto e vai dritto. La prima che trovi, segui la linea retta in quella direzione e fine. Tra l'altro, questo deserto è bellissimo da esplorare in groppa a una tigre se hai bisogno di pasta cementizia, perché come potete vedere dall'enormità di scorpioni, insetti giara, manti di scarabeister corari, cioè qua c'è letteralmente praticamente qualsiasi cosa che dia chitina in questi deserti li si trova. Quindi con una tigre o con un lupo o un gruppo di lupi, giusto per renderli ancora più da massacro, qua fai davvero i gran macelli. Davvero, qui puoi davvero racimolare enormi quantità di chitina e cheratina, perché i draghi spinosi, originari di Scorched, che si trovano in queste zone, anche loro in gran quantità, danno una quantità impressionante di cheratina, ne danno una quantità esagerata. Se li raccogli con una tigre dente a sciabola, o ancora meglio con una sega elettrica, che qua si trova, altrimenti inattiva solo di Scorched, puoi ottenere una quantità esagerata di roba. Comunque direi che visto che è scesa la notte, qua il signorino si sta domando e tutto il resto, direi che per il momento ci possiamo aggiornare e ci rivediamo poi quando quello è pronto e sono pronti anche i Bronto. Ed eccolo qua, il nostro Procoptodon.
Guardate quanto è bello. E che statistiche. 900 di peso non è affatto poco, per niente. L'unico problema è che sono stato un pirla. Sono appena livellato, ma ho livellato, cioè ho imparato l'engramma sbagliato, quindi non ho abbastanza punti per imparare l'engramma per la sua sella. Ops. Mea culpa. Comunque, prima di tornarci nella base con lui, visto che c'è ancora tempo da spendere prima della sua. Prima che i Bronto siano completamente domati, c'è un ultimo posto che voglio farvi vedere prima. Un posto molto interessante, giusto perché io ho tendenze suicide. Ed eccoci arrivati. Questo, signore e signori, è Wyvern Bay. Come potete vedere, questo è il secondo posto di Ragnarok dove si possono trovare le viverne e le rispettive uova. Già lì ce ne sono un paio che si stanno cercando di mangiare un paio di Argentavis. È 85 e 100. Quegli argi non stanno avendo un bel tempo. Comunque, un buon quarto d'ora. Questa zona, visto che alcuni ho ricevuto richieste su dov'è questo posto, è qui, a queste coordinate qua. Subito sotto la zona tropicale. E come potete vedere, basta guardarsi attorno ed è pieno di viverne. Lì ci sono anche degli allosauri. Grazie a quella viverna, tra non molto quegli allo non ci saranno più. Questo posto sarebbe anche ottimo come riserva per costruirci. Il problema è appunto la presenza delle suddette viverne. Ora, qui ci sono quelle caverne lì. E queste caverne sono francamente ottime per fare una base, sia queste qua sopra che quelle lì sotto. Il problema è che, come potete vedere, è pieno di abitanti, però questo posto è enorme, come potete vedere. Però non è questo l'ingresso alla ai nidi dove si trovano le uova. L'ingresso ai nidi è vicino all'acqua. Ora, come potete vedere, sto distanziando quella viverna del fuoco, perché sono in groppa a una viverna, tra l'altro imprintata, mentre invece sullo Pteranodonte mi avrebbe già preso, infatti, è già andata fuori dal raggio visivo, e quindi tecnicamente adesso quella viverna non esiste più, almeno per me, e ha anche perso aggro a sto punto. Quindi sì, una volta che hai una viverna, prendere uova di viverna è davvero estremamente facile. Basta fare adeguata attenzione e affrontare le viverne che puoi affrontare, perché ogni viverna è immune, che bei colori però, ogni viverna è immune al soffio delle viverne della sua stessa specie. Quindi finché sono su una viverna del veleno, la mia viverna è immune ai danni delle viverne del veleno. Però la particolarità della viverna del veleno è che il suo soffio colpisce il pilota, diciamo, quello che guida. E l'ingresso è lì dietro. Bisogna fare molta attenzione. Ecco, eccola qua. Queste sono le caverne. E l'unico problema di questo posto è che è difficilissimo muoversi, sì, si vede quasi niente, e qua le uova sono molto più difficili da prendere, perché come potete vedere c'è meno spazio di manovra, lì c'è il rischio di farsi un involontario tuffo. Ma quale. E generalmente tendono a esserci meno uova.
almeno per esperienza personale, qua tendono a esserci molto più raramente delle uova. Però, come ho già detto, finché sei su una viverna, specialmente una viverna in passivo, vedete, fulmine 45. Ora, come potete vedere, tutte le altre viverne che erano nel raggio d'aggro hanno deciso che devono venire a farmi la festa. Ma noi, che sappiamo dove è l'uscita, e non mi ricordo se ce n'è anche un'altra di uscita da qualche parte, ma basta che facciamo così. E voilà, le altre viverne sono rimaste incastrate. Questo è il lato positivo di questo posto. Le viverne si incastrano facilmente lì fuori, lì all'ingresso. L'altro problema è che tendono a esserci poche uova. Ora, questo era un uovo di livello basso che, via 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 via, mi terrò per... Ah! Sì, sono molto aggressive le viverne, come potete vedere. Un uovo di livello basso che mi terrò fondamentalmente, probabilmente solo per fare le crocchette. Ma questo è l'altro posto dove si possono trovare le uova di viverna. E come potete vedere, con un poco di fortuna, e anche infatti, ora sono completamente al sicuro, è anche relativamente facile riuscire a svignarsela con delle uova. Ora, visto che io sono stupido, sarei quasi tentato di provare a tornare dentro, ma non adesso. Ci tornerò, ovviamente, nelle prossime puntate mi metterò a cercare una viverna come si deve, con l'unico peccato che qui in single player le viverne di ghiaccio non spawnano. Quindi, niente. Purtroppo niente viverne di ghiaccio, ma nulla mi vieta di andare a cercare viverne di alto livello degli altri tre tipi, ovviamente. Adesso andiamo a recuperarci il nostro canguro e andiamo a vedere se i nostri brontosauri finalmente si sono ritirati un po' su. No! Non è corretto! Da quando in qua spuntano? Gioco su questa mappa da mesi? E non ne ho mai vista una! Oh santo cielo! Ok, una viverna del ghiaccio di livello 185. Ok. Tu te ne... Ok, te ti metto... dove ti metto che stai al sicuro? Qui. Ok. Oh, santo cielo. Oh, viverna del ghiaccio di livello 185. Speriamo che ci sia un nido. È la maledettissima prima volta che ne vedo una. Oh. Ok. Devo assolutamente vedere dov'è il nido. Perché no, non può non aver fatto il nido questa viverna qua. Tra l'altro so che dovrebbe essere qui da queste parti. Cioè, so che c'è un nido qui da queste parti. Questa è una delle zone dove puoi trovare i nidi di viverna. Perché li trovi qui, li hanno spostati. Un tempo erano da un'altra parte, nelle montagne lì sopra dove c'è casa mia. Ok. Ok. Deve essere qui da qualche parte. Ok.
cavolo, figuratevi se riesco a trovarla, se riesco per qualsiasi fortunato caso del destino a trovare il suo uovo. Ce l'ha con me? Per fortuna sembra ancora di no. Oh, maledizione. Devo trovarlo. Deve essere qui da qualche parte. Deve. Oh, dove sono? Dove sono? Sono qui in mezzo. Ok. E so che è qui da qualche parte. So che se una viverna del ghiaccio resta nella zona in cui si trova abbastanza a lungo, allora nel nido relativo, nel nido vicino, compare l'uovo. È una viverna del ghiaccio di livello 185. No, 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 no. Deve esserci, no, non posso non accettare che non ci sia. Tanto per fortuna sembra interessata a tutta quell'altra roba. Oh, mamma mia, dov'è? Eccolo qua! Oddio! Mai! Mai ne ho vista una! Dimmi che sei te! Oddio sì! Oddio, porca! La mia prima viverna di ghiaccio in assoluto! Pensavo non comparissero i single player! Ho esplorato qu queste zone, la Mother Snow, la Snow, per mesi! Mesi! Senza mai vedere mezza viverna neanche per scherzo! E adesso, mentre sto facendo il video, non solo la trovo, ma è un maledettissimo livello 185. Coi miei setting il livello massimo è 150 e 190. Quindi è letteralmente una viverna praticamente di livello massimo. Non ho assolutamente parole. E certo che sto per morire. E visto che sono nella Mother Snow, ecco, normalmente sono in questa zona qui le viverne di ghiaccio. Oh mio Dio, giuro, è la prima volta in assoluto che vedo una viverna del ghiaccio. La prima volta in assoluto. Non ho assolutamente parole. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Questo nel prossimo episodio lo facciamo schiudere. Il prossimo episodio pensavo di mettermi a livellare così da usare il prossimo episodio per fare la caccia agli Argentavis, ma i piani sono decisamente cambiati. La puntata di domani sarà la viverna di ghiaccio di livello maledettissimamente 185. Oh mio Dio, sono completamente fuori di testa. Ok. Prima di morire di brutto ci salutiamo e ci rivediamo alla base. Oddio. Allora, eccoci qui. I Bronto non sono ancora in piedi. Per un semplice motivo, purtroppo. Avevo sbagliato a mettergli la quantità di cibo nell'inventario. Quindi lo hanno mangiato tutto, non si sono domati e adesso glielo sto ridando. Fortunatamente alcuni sono, per esempio questa è quella che ci metterà di meno, già al 68%, però a sto punto finisco la doma di questi qua nel prossimo episodio come prima cosa. Poi faccio la schiusa dell'uovo. Oddio, la mia prima viverna del ghiaccio è di un 185, non vedo l'ora. E sono emozionatissimo. Comunque sì, per il momento questo video con il tramonto che... Intanto me ne vado a prendere quel drop giallo. Col tramonto sullo sfondo. Per il momento noi ci salutiamo e ci rivediamo alla prossima volta. Ciao!